A partire dal 2019 ogni Stato membro dell'Unione Europea è chiamato ad assicurare ogni anno l'avvio a corretto trattamento di una quantità di rifiuti elettrici ed elettronici pari ad almeno il 65% del peso medio delle apparecchiature immesse a consumo nei 3 anni precedenti, cosa che in Italia significherebbe raccogliere circa 11 kg per cittadino. Il condizionale è d'obbligo, visto che a livello nazionale nel 2021, secondo il centro di coordinamento RAE, la media resta piuttosto lontana, 6,46 kg. Un ritardo che, va detto, accomuna non pochi paesi dell'Unione, da recuperare non solo agendo sul piano delle infrastrutture per la raccolta e del contrasto alle pratiche illegali, particolarmente aggressive nel mondo dei RAE, ma anche su quello della comunicazione, soprattutto quella diretta al cittadino, primo attore dei sistemi di raccolta differenziata. Tra le responsabilità c'è sicuramente quella della comunicazione, mentre fornire strutture per raccogliere è un compito di alcuni soggetti e che devono farlo in maniera concreta, comunicare spiegando a chi deve effettivamente fare la raccolta è un compito fondamentale. In Italia la responsabilità grava oggi sui comuni, sui soggetti che fanno la raccolta, ma non sempre, almeno specificatamente sui RAE, arriva fino al cittadino consumatore in questo caso e favorisce una raccolta consapevole dei RAE. In una filiera articolata come quella dei RAE, la comunicazione dei vantaggi economici e ambientali di una corretta gestione non deve però puntare solo a coinvolgere i cittadini, ma tutti gli attori del sistema, dai comuni ai gestori del servizio pubblico, passando per i sempre più centrali punti vendita della grande distribuzione, che in virtù di misure come l'1 contro 0 o l'1 contro 1, che li obbligano a garantire la raccolta dei piccoli elettrodomestici a fine vita e di quelli grandi sostituiti con apparecchiature nuove equivalenti, sono un'interfaccia sempre più strategica tra i consumatori e il sistema ufficiale di raccolta e avvio al riciclo. Comunicare qualche cosa aiuta chi poi deve mettere in atto tutte le operazioni correlate all'incremento della raccolta, che solo avendo tutte le informazioni può contribuire in maniera consapevole. Confrontare l'esperienza della filiera italiana dei RAE con i sistemi adottati in altri paesi europei, ma anche con le best practice nostrane della raccolta differenziata, a partire dagli imballaggi, con l'obiettivo di definire le migliori strategie di comunicazione per garantire il pieno coinvolgimento di cittadini, istituzioni e imprese. Questo l'obiettivo della tavola rotonda promossa dal Centro di Coordinamento RAE, in programma per il prossimo 26 maggio a Milano e in diretta dalle 16 anche su Ricicla TV. Il 26 maggio al pomeriggio alle 16 ne discuteremo insieme ad altre nazioni europee, ne discuteremo assieme a degli esponenti di sistemi di raccolta di altre tipologie di rifiuto in Italia e speriamo che questo ci possa aiutare ma anche sensibilizzare chi la comunicazione la può fare per capire quali sono le migliori strategie che di volta in volta andranno poi aggiornate nel tempo per avere sempre degli obiettivi da raggiungere.